Buongiorno Corriere, le notizie di questa mattina, giovedì 19 novembre. Il report della situazione epidemiologica in provincia di Agrigento, riferita ieri 18 novembre, diffuso alla stampa questa mattina dall'ASP di Agrigento, registra 112 nuovi casi positivi, più 55 rispetto a ieri. Ci sono 17 guariti, ma anche un decesso, un'anziana di Santa Margherita Belice che era ricoverata all'ospedale di Sciacca. Gli aumenti di positivi più consistenti sono ad Agrigento, più 12, a Canicattì, più 14, a Palma di Montechiaro, più 15. Scende il numero dei ricoverati, sono 12 al Giovanni Paolo II di Sciacca. Questa è la situazione nell'area saccense. Sciacca 44 attuali positivi, ce ne sono 6 in più rispetto a ieri, Caltabellotta 12, 1 in più, Menfi 13, Montevago 12, 1 in più rispetto a ieri, più 5 casi a Ribera, dove adesso i positivi sono 35, calano a Sambuca, da 44 passano a 40, Santa Margherita Belice 49 gli attuali positivi, più 3 rispetto al giorno prima. Intanto in Sicilia si registrano 1837 nuovi casi positivi al Covid, i dati sono riportati dal Ministero della Salute. Ci sono anche 1528 ricoverati con sintomi, un totale di 240 persone che si trovano nei reparti di terapia intensiva. Gli attuali positivi in Sicilia sono 32.102, 13.411 i guariti complessivamente. Nelle ultime 24 ore ci sono stati purtroppo altri 44 decessi. Ed è un record triste per l'isola, un numero che fa salire le vittime a 1015. Aumentati anche i contagi tra i medici e il personale ospedaliero. Nell'annunciare che lo screening a mezzo tamponi rapidi sarà esteso anche alla scuola primaria, il sindaco di Sciacca Francesca Valenti ha riferito ieri che l'ASP ha assicurato che non ci saranno i disguidi tecnici del precedente screening. Si replica dunque l'attività di monitoraggio già svolta gli scorsi 7 e 8 novembre, che ha interessato alunni, loro familiari, personale degli istituti superiori di Sciacca su base volontaria. Lo screening, già avviato presso la comunità scolastica, proseguirà dunque con l'esecuzione di tamponi rapidi nella scuola primaria. I giorni, le date si sapranno prossimamente. Una pattuglia del distaccamento di polizia stradale di Canicattì lungo la strada statale 640, durante un controllo di un veicolo carro funebre partito dall'ospedale di Sciacca e diretto a Siracusa, ha trovato il mezzo sprovvisto di copertura assicurativa. Il conducente è stato sanzionato con una contravvenzione amministrativa di 850 euro, la decurtazione di 5 punti sulla patente e il contestuale sequestro del mezzo, che è stato affidato ad una ditta di soccorso stradale che ha provveduto al trasporto fino alla destinazione prevista. A Sciacca si torna a parlare di carnevale anche in piena emergenza coronavirus. L'amministrazione comunale ha approvato l'accordo stipulato tra il comune e le associazioni di carristi. Nell'accordo sono previste diverse opzioni che riguardano i tempi di svolgimento della prossima edizione. Vengono cioè fissati delle condizioni, la durata del contratto è valevole fino al 30 settembre 2021. Ci sono 5 punti che fissano dei paletti, tra cui la conservazione dei carri allegorici, ricordiamo quelli del 2020, e che devono essere valutati e valorizzati successivamente nel 2021. Tutti i dettagli nella nostra edizione online. Anche la marineria saccense è solidale con le famiglie dei pescatori di Mazara del Vallo posti sotto sequestro in Libia. La solidarietà era già stata espressa in altre occasioni, oggi si rinnova in coincidenza con la nuova veglia di preghiera annunciata per martedì prossimo 24 novembre presso la parrocchia Santa Maria del Gesù a Mazara del Vallo, presieduta dal vescovo Mo Gavero. Dello scorso 1 settembre 18 pescatori di Mazara si trovano in Libia costretti a non poter tornare a casa perché nelle mani delle milizie di Haftar. È tutto, i dettagli e altre notizie su corrieredisciacca.it. Buona giornata.